La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza, ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Una donna si prostra al Cristo e usa un panno del suo bucato per asciugarne il volto. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore. E non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Nel 1610, al suo secondo soggiorno a Napoli, Caravaggio è ospite della Marchesa Costanza Carafa Colonna a Palazzo Cellammare, che sarà di fatto la sua ultima dimora.